La celiachia è la patologia di natura autoimmunitaria che colpisce primariamente l'intestino, causata da glutine alimentare nei soggetti geneticamente predisposti. In Italia la malattia colpisce circa l'1% della popolazione. Molti casi di celiachia sfuggono alla diagnosi generando il cosiddetto iceberg celiaco. Qui si inserisce il progetto denominato la celiachia diagnosi precoce nel bambino in età scolare, presentato dal professor Carlo Catassi, docente di clinica pediatrica, dal rettore dell'Università Politecnica delle Marche Sauro Longhi, dal direttore dell'ASL 20 di Verona Maria Giuseppina Bonavina e sostenuto dalla Fondazione Cari Verona e dal suo presidente Paolo Biasi. Il rettore ha sottolineato come il progetto risponda ad un bisogno crescente. Nelle Marche è stato studiato il primo screening al mondo per diagnosticare la celiachia. La durata dello studio, che partirà nelle scuole a fine mese, sarà di almeno 24 mesi e servirà a valutare la frequenza di celiachia nella popolazione. Tutti i casi arruolati in questa indagine saranno sottoposti ad uno screening di primo livello mediante ricerca dei geni predisponenti su goccia di sangue prelevato dal dito. Tale esame sarà centralizzato presso un unico laboratorio analisi. I bambini negativi a tale test non saranno ulteriormente esaminati. I positivi saranno richiamati per eseguire ulteriori prelievi e indagini anticorpali selettive. Prima di tutto l'obiettivo primario che si deve dare a una qualunque università è l'attività di ricerca e quindi le attività che oggi andiamo a presentare sono frutto di questa nostra vocazione ampia alla ricerca. Il professor Carlo Catassi del Dipartimento di Scienze Cliniche Specialistiche ed Odontostomatologiche dell'Università Politecnica delle Marche è co-director del Center for Celiac Research, University of Maryland School of Medicine, Baltimore.